Amici di Fuori Area, appassionati del grande calcio giovanile, il più cordiale benvenuto da parte di Cristiano Amalfitano e Gianluca Di Bella, campo Abbafati di Lariano, di fronte Lazio contro Campania per la seconda giornata del torneo delle regioni. Lazio che vuole nella categoria giovanissimi continuare la marcia trionfale che è iniziata ieri con la vittoria per il 4-2 sulla Calabria, mentre per la Campania si tratta dell'esordio assoluto nella manifestazione. In scivolata poi può ripartire il Lazio, il lancio in avanti proprio per Fiore, questa volta è buona, ancora Fiore che entra in aria, Fiore tocca il centro per Giacomini, il destro di Giacomini, il pallone che termina sul fondo, la risposta del Lazio al settimo minuto, il cross di Fede alla sinistra, il secondo palo per Giacomini, esce bene Di Luca, mette fuori, pronto Federico, partire con il destro, il pallone tagliato che si abbassa in due tempi, Di Luca lo fa suo. Con il destro De Dominici sul secondo palo, il colpo di testa, pallone viene rimesso in mezzo, quest'altro da parte di Fiore, la traversa e poi arriva il gol di Bonaventura, il tapino da parte dell'attaccante della Viterbese. 34esimo minuto del primo tempo, Lazio 1, Campania 0. Contro Liccardi, Fiore riesce ad andarsene, entra in aria, Fiore il cross nel mezzo, Bonaventura viene anticipato. Rischiato tantissimo qui il numero 1, Bonaventura però che riesce a vincere il contrasto con Liccardi, il cross nel mezzo, il pallone indietro, arriva il destro da parte di Federico e il 2-0 del Lazio. Federico, il centrocampista della Tor Tre Teste, sul servizio di Bonaventura che ha letteralmente cambiato il match, il neoentrato. Rossi sul 2-0 all'ottavo minuto del primo tempo, ha deciso di sostituirlo. Calcio di punizione, il pallone nel mezzo, arriva il destro proprio del neoentrato Filomena che salga sull'out sinistro Fek, arriva di gran carriera il cross col sinistro per Bonaventura, pallone però che viene tenuto ancora vivo da Filomena, fuori per Sterponi, il destro, il pallone che sfila e sfiora il montante alla destra di De Luca, c'è stato però anche un tocco da parte di un difensore. Calcio d'angolo già battuto, Giacomini alza la testa, il cross nel mezzo, il colpo di testa, arriva il tocco sotto misura da parte di Bonaventura, il pallone che termina sul fondo. Sul punto di battuta Ruggero, il pallone lunghissimo dalle parti proprio di Violetto, si scontra De Luca con un compagno e poi Oliva con la porta totalmente sguarnita non riesce a inquadrare lo specchio e per poco Oliva non approfittava. Il destro però da parte del numero 15, pallone che è sfilato al lato, calcio d'angolo, pallone sul secondo palo, mette fuori la difesa della Campania, anzi no, arriva il sinistro, ancora di Oliva. Corre Lazio che prova a impostare questa azione d'attacco, De Dominici salsa la testa, cerca un compagno sul primo palo, proprio per Oliva, il colpo di testa di Oliva. Su di lui il numero 8 Cavaliere, perde palla, Limone, il pallone proprio per De Clemente, De Clemente, il sinistro di De Clemente e Adinolfi. Chiude in attacco questo incontro con le mani Liccardi, pallone che termina in fallo laterale, arriva in questo momento il tipice fischio del direttore di gara, del signor De Tommaso della sezione di Rieti. Lazio che batte Campania per 2-0, le reti messe a segno a cavallo tra il primo e il secondo tempo da Bonaventura e Federico.